consentire alle famiglie bisognose di fare la spesa ad un prezzo simbolico, con un'offerta volontaria anche di un solo euro. Questo è l'obiettivo del social market inaugurato a Salerno da Rete Solidale, il primo della Campania, localizzato in via Gaspare Mosca, una traversa di via Carmine. Non solo alimentari, ma anche vestiario e libri per bambini. Per accedere al servizio occorrerà registrarsi al patronato di Rete Solidale presentando la certificazione ISEE. Noi siamo molto attenti al nucleo familiare, alla reddituralità, al numero dei bambini che sono presenti in quella famiglia, proprio per dare, come dire, il cibo necessario per la settimana. Chi riceverà il dono potrà contribuire con un euro, quindi avrà anche il senso di fare la spesa. A cui corrisponderemo una ricevuta. L'euro raccolto servirà ad acquistare il cibo che magari è mancato per qualche famiglia. Non saranno grandi cifre, però piccole cifre per... Spero che questa idea e questo modello anche di interpretare il bisogno sociale possa essere un modello imitato. Tante le aziende che hanno già deciso di aderire donando i propri prodotti, tra questi anche Terra Orti, il consorzio che raggruppa un centinaio di imprese agroalimentari. Il nostro territorio ha necessità mettere a disposizione anche di chi ha bisogno tutte le professionalità e le anche capacità produttive che ogni azienda ha. Spesso le nostre aziende sono costrette a smaltire eccessi di produzione e questa è l'occasione, insomma, per finalizzarli al meglio. Al fianco di Rete Solidale anche Peppino Amato Junior, ex manager del pastificio Antonio Amato di Salerno, che dopo il fallimento del gruppo è fortemente impegnato nel volontariato. Molte delle aziende oggi presenti hanno garantito nel tempo la continuità della fornitura e credo che questa sia la cosa più importante. Tutto nasce da un'idea di Rete Solidale Casa Amica e io non ho fatto nient'altro che, insomma, seguire questa scia e mettermi a disposizione perché le cose potessero svolgersi. Sfruttando anche semmai la rete, insomma, di esperienza accumulata col pastificio? Devo dire che l'esperienza del pastificio è stata positiva e negativa, ma è chiusa. Come tutte le persone, ho il mio vissuto, ho frequentato magari delle scuole, un'università e ho svolto nel mio piccolo attività sindacale, consapevole del fatto che fare rete, e questo credo che nessuno me lo possa negare, fosse una delle poche strade che il nostro territorio aveva per poter emergere.